Ben trovati a questa iniziativa della sezione Gramsci Berlinguer. Io sono Domenico Marino, sono il segretario della sezione pisana. Oggi avremo come argomento l'eccidio di Decima con la presentazione del libro di Omar di William Pedrini. Questa iniziativa si inserisce tra tante altre che abbiamo avuto, che sono, diciamo, a scopo seminariale, per dare degli strumenti e delle chiavi di lettura storico-politiche per capire i tempi odierni. Prima di dare la parola al relatore, ci sembra doveroso fare un comunicato riguardo all'attacco che è stato fatto questa notte in Siria da parte degli Stati Uniti e, diciamo, e dei suoi lacchè. Leggo il comunicato. La Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 11, dice: l'Italia ripudia la guerra, chi non lo rispetta è fuori legge e va perseguito. L'attacco perpetrato nella notte in Siria, ordinato da Trump ed eseguito di concerto da USA, Inghilterra e Francia, con l'appoggio anche di Germania, Canada e Israele, è l'ennesimo esempio della politica aggressiva dell'Occidente capitalista, tesa a destabilizzare le aree del mondo non allineate ai suoi interessi, per ridurle a servitrici obbedienti. La scusa delle armi chimiche è la foglia di fico dietro la quale si nascondono interessi geopolitici forti. Fino ad ora non è mai stato verificato nessun uso di armi chimiche da parte di Assad, che oggi più che in passato, grazie all'aiuto russo, è vicino alla vittoria contro l'opposizione terrorista, foraggiata ed armata dagli USA, NATO stessi e da Israele, come è stato ben documentato. E non avrebbe quindi alcun interesse ad usare armi chimiche, appunto, per non offrire una scusa ai mastini della guerra americani e ai suoi lacchè, che non aspettano altro per giustificare un cambio di regime in modo autoritario. La storia si ripete come farsa. Già la guerra in Iraq era stata giustificata dalla presenza di armi chimiche in loco, poi pienamente smentita dai fatti. L'unica prova portata dagli americani è stata una ridicola provetta con dentro qualcosa che chiunque poteva confezionare, esibita dall'allora segretario di Stato Colin Powell alle Nazioni Unite. La May e Macron dicono che hanno le prove, allora perché non ce le fanno vedere? O forse sono andati a bombardare le prove dell'uso e dello stoccaggio di armi chimiche da parte dei terroristi siriani? L'ONU sempre più asservita agli statunitensi, da parte sua si dimostra completamente inadatta a difendere la pace nel mondo e gli interessi umani e materiali dei popoli. Occorre una riforma dell'ONU in senso democratico, togliendo potere al Consiglio di sicurezza e trasferendolo all'Assemblea Generale. Di contro è la NATO, a egemonia totale statunitense, a stabilire quali aggressioni portare avanti in nome di interessi economici sempre più privati. Mattarella ieri nel suo discorso ha lasciato trapelare un appoggio inevitabile a questo stato di cose, dimostrandosi inadeguato come garante della nostra Costituzione, che attraverso l'articolo 11 invece ci vieta ogni partecipazione a guerre di conquista, ponendo l'uso militare solo in caso di difesa dei confini nazionali. Questo atteggiamento della politica italiana, sempre più prona agli interessi dell'imperialismo statunitense e dello Stato sionista di Israele, è inaccettabile, così come l'aderenza dell'Italia alla NATO, che non ha senso di esistere e che rappresenta sempre più un centro di addestramento e una base logistica dell'evasione internazionale e del terrorismo. Alla luce di ciò, come sezione Gramsci-Berlinguer, chiediamo una mobilitazione unitaria di tutte le forze antiimperialiste e antifasciste e della nostra popolazione, che da troppo tempo è inerme di fronte a tale sfacelo internazionale. L'Italia, così come tutti gli altri paesi europei, devono decidere da che parte stare una volta per tutte, se dalla parte della pace o della guerra, della diplomazia o dell'aggressione tout court. Per fare questo, naturalmente, devono liberarsi dal gioco statunitense, uscendo senza se e senza ma dalla NATO,
con conseguente chiusura immediata di tutte le basi NATO e statunitensi che ammorbano il suolo europeo e italiano in particolare. La pace nel mondo si ottiene lottando per la giustizia sociale, la parità e la cooperazione tra i popoli e la loro autodeterminazione. La pace nasce dalla coscienza di fare ciò che è giusto e doveroso per tutti, non dal fare ciò che qualcuno dice e fa per mero interesse di una sola classe. Uniti per la pace, fuori gli USA e la NATO dall'Italia e dall'Europa, per un'Europa libera e neutrale, per il socialismo comunismo.